Buongiorno, sono Marisa Gigliotti. Insieme a Maria Teresa Grillone facciamo parte del direttivo della Biblioteca delle Donne di Soverato. E abbiamo curato questo video sul tema dell'ecologia con un focus: il rapporto tra donna e natura. Il tema dell'ecologia insieme a quello dell'ambiente è uno dei temi che fa appunto sulla quale è impegnata la Biblioteca delle Donne. Infatti quest'anno abbiamo prodotto un calendario che raccoglie le testimonianze di donne e di ambientaliste, una per ogni mese. Il filo logico di questo nostro lavoro, quello della biblioteca, è questo ragionamento: il degrado ambientale, il surriscaldamento del pianeta, lo sfruttamento iniquo della natura e ora il virus Covid-19 ci stanno mandando un messaggio ammonitore. Non c'è più tempo e il mondo sta collassando, se lo sfruttamento della natura e l'inquinamento è stata la logica conseguenza del millenario dominio maschile su di essa. In questi ultimi 50 anni sono cresciute posizioni legate all'etica della cura che hanno evidenziato la particolare attenzione delle donne per l'ambiente. Appunto, la Biblioteca delle Donne di Soverato ha voluto dare voce ad alcune di queste grandi donne con il calendario. L'uso del termine land grabbing si affaccia sui media intorno al 2007, quando, a seguito della caduta del mercato immobiliare negli Stati Uniti, le multinazionali e le grandi società finanziarie decisero di cambiare rotta e iniziare a investire sulle merci agricole. Gli effetti immediati sull'agricoltura di questo modello governato dalla finanza sono colture intensive che alterano gli equilibri ecologici e sono causa di mutamenti climatici, poiché principalmente incentrate sul consumo di petrolio, abuso di fertilizzanti e pesticidi e spreco delle risorse idriche. Apparentemente distanti, i fenomeni di accaparramento di terre ed epidemie sono in qualche modo correlati, perché il land grabbing spinge alla produzione di monoculture, all'estrazione di risorse naturali e allo sfruttamento di terre e acqua. Questi elementi a loro volta conducono alla perdita di biodiversità e all'innalzamento delle temperature e creano le condizioni per le mutazioni e diffusioni di virus che possono sfociare in pandemie. La zoonosi, ovvero la trasmissione di malattie da animale all'uomo, si realizza nel momento in cui l'uomo entra in contatto con il mondo animale in aree che non erano abitate, attraverso operazioni di invasione e di deforestazione. La rapina del land grabbing è appunto funzionale alla conversione di sconfinati appezzamenti di aree naturali vergini che vengono invasi da monoculture intensive di palma da olio e soia OGM. E in attesa delle piantumazioni, i terreni sono altresì destinati in America Latina al pascolo dei bovini da carne. Le deforestazioni che si verificano in Sud America e la carne che compriamo abitualmente al supermercato sono fenomeni tutt'altro che scollegati tra loro. Lo scorso anno l'Italia ha importato dall'Argentina 6.000 tonnellate di carne fresca, diretta principalmente in Emilia-Romagna, che ospita gran parte delle aziende di trasformazione e distribuzione di carne. Chi acquista? Le grandi potenze economiche dalle quali provengono gli investimenti sono Stati Uniti ed Europa, Italia compresa, ma anche Cina, India, Corea del Sud e paesi del Golfo, e in generale le classi sociali più privilegiate che non dipendono dall'agricoltura di base e sono ben inserite nei mercati globali. Chi vende? I paesi costretti a vendere sono soprattutto africani, ma anche asiatici e latinoamericani, e le categorie a maggior rischio sociale sono soprattutto contadini e piccoli consumatori, tanto al nord quanto al sud del mondo. Il furto di terre coinvolge principalmente l'Africa, il grande continente eternamente saccheggiato, e mentre i nostri mercati sono inondati di fiori, fagiolini e ogni altra primizia fuori stagione, in paesi come Etiopia, Kenya, Camerun, migliaia di contadini sono espulsi dalle terre e ricacciati fra le file degli affamati. Un altro aspetto che spesso non viene messo adeguatamente in luce è l'ulteriore violazione dei diritti delle donne, che in molti paesi africani costituiscono più del 50% della forza lavoro nel settore agricolo, e sebbene siano le stesse a lavorare manualmente la terra,
Le decisioni spettano ai mariti, che godono della proprietà terriera e possono decidere in qualunque momento di riappropriarsene e cederla alle multinazionali straniere per le coltivazioni intensive. Come diretta conseguenza viene non solo sfruttato il lavoro femminile, ma in più le donne rimangono spesso prive di fonti di sostentamento, non potendo trarre i dovuti benefici degli investimenti agricoli, e spesso sono costrette alla prostituzione pur di provvedere ai bisogni essenziali della famiglia. Per contrastare tale fenomeno occorre incentivare l'agricoltura familiare e soprattutto sostenere uno sviluppo sociale della donna. Solo attraverso l'istruzione e la consapevolezza del proprio ruolo e dei propri diritti, la donna può avere quegli strumenti per uscire dall'antica condizione e affrontare il nuovo colonialismo del land grabbing. La chiave per uscire da questa situazione è al tempo stesso nelle mani dei cittadini consumatori e dei governi. Possiamo condizionare il mercato tramite scelte consapevoli e nuove abitudini alimentari, comprando prodotti a chilometro zero, richiedendo prodotti biologici e di stagione, aderendo ai gruppi di acquisto solidale. Possiamo rafforzare le piccole aziende locali che operano all'insegna della responsabilità sociale e ambientale. A questo punto vogliamo presentarvi un esempio virtuoso di una donna, Akitu Hideo Gudeta. Era arrivata ad appena 18 anni in Italia, si era laureata a Trento in sociologia ed era tornata in Etiopia. Il suo impegno contro il land grabbing l'aveva resa invisa al governo, a rischio di arresto e minacciata di morte, ma anche da una guerra che nel Corno d'Africa continua violenta da anni e che ha infuriato nella regione etiope del Tigre. Nel 2010 ha deciso di lasciare il paese tornando in Trentino. Nelle impervie valli del Trentino ha chiaro che cosa fare e compie una scelta eredità della sua cultura. Si dedica così all'allevamento delle capre. Così inizia recuperando, come avrebbe voluto fare nella sua Etiopia, terre abbandonate e razze di capre in via di estinzione, come la capra mochena. Il sogno diventa realtà con la fondazione della sua azienda La Capra Felice. 11 ettari, un centinaio di capre, latte, formaggi, yogurt, tutto rigorosamente biologico. Negli anni alla Capra Felice sono arrivati anche riconoscimenti importanti, come quello per la resistenza casearia di Slow Food e il miglior prodotto per il Trentino. Nel 2015 i suoi formaggi hanno rappresentato la regione all'Expo a Milano. Ci ho dovuto scappare perché ho avuto problemi col governo etiope per il problema legato al land grabbing. Che problema è? Vuol dire accaparramento dei terreni a favore dei multinazionali. Quindi questo comporterebbe lo sproprio delle terre contadine, appezzamenti enormi, vengono venduti o affittati per 30, 40 o 90 anni a prezzi veramente bassi e i multinazionali coltivano tutti i prodotti da esportazione. Quindi questo crea degli effetti negativi sia a livello ambientale che anche a livello proprio culturale, perché l'Etiopia è un paese per indole contadino, la terra diventa proprio un'identità. Abbiamo iniziato a organizzare delle manifestazioni comunque pacifiche e purtroppo laddove non c'è la democrazia il governo militare risponde sempre a fuoco aperto, i ragazzi vengono arrestati o uccisi o non si sa le loro tracce. Quindi 2010 ero in pericolo, c'era un mandato di arresto e così ho dovuto scappare dall'Etiopia e sono arrivata in Trentino. È un italiano trentino ormai. Sì, ormai l'accento è quello. Ma scusa, perché sei venuta a Trento? Perché io all'età di 18 anni sono partita con la borsa di studio, ho fatto l'università a Trento, quindi avevo ancora vecchi amici che conoscevo qua in Trentino. Perché tu sei scappata dall'Etiopia di sì, corsa? Sì, di corsa, assolutamente, non ho preso nulla. L'unica cosa che pensavo in quel momento è non farmi prendere dai militari. Da che ho creato La Capra Felice nasce proprio da un progetto di recupero delle terre abbandonate e le razze rustiche locali. Quindi allevo le 80 capre, mungo, trasformo tutto in formaggio, vendo il formaggio certificato biologico, di quello attualmente vivo. Questi sono i formaggi, faccio formaggi molto particolari, ho fatto la formazione in Francia e vedo che dal pubblico trentino sono molto apprezzati. Per scelta
ho deciso di venderlo soltanto qua in regione. Il 29 dicembre 2020, Agitu Ideo Gudeta, 42 anni, è stata colpita alla testa da un uomo ghanese di 32 anni. Il movente, un mancato pagamento di prestazioni lavorative. Come ogni femminicidio che si rispetti, si spettacolarizza l'omicidio appellandosi a una furia irrazionale e incontrollabile che scatena la violenza giustificandola. L'uccisione di Agitu Ideo Gudeta si aggiunge così alla lista di innumerevoli esempi di narrazione sessista e patriarcale, tale per cui la vittima diventa carnefice e viceversa. Agitu rappresenta un esempio che non può morire con lei. La sua azienda sarà curata da altre donne e non si perderà il senso della sua azione. Le sue capre continueranno a sentire il richiamo che lei faceva camminando proprio con le sue capre. Ora, per completare, vogliamo riflettere su quanto sta accadendo in questi anni, accentuato anche dalla pandemia. Giovani e non solo, ma sempre più donne, tornano a guardare all'agricoltura come un progetto di vita possibile, soddisfacente, diventando un esempio per chi vuole praticare un'agricoltura sostenibile. Una sfida che passa dalla promozione di un modello di agricoltura che riscopra il valore dell'agricoltura locale della filiera corta. Un modello agricolo che prediliga la fertilità dei suoli, la presenza di persone nelle campagne e la tutela della biodiversità, che metta quindi al centro un approccio agroecologico in cui le colture sono considerate come parte dell'ecosistema. Tutto questo nella convinzione che dalla filiera agrimentale passi una parte consistente delle battaglie sociali, etiche e ambientali che i dati della crisi climatica hanno reso ancora più urgenti. Anche in Calabria possiamo contare su una realtà di aziende di azienda a conduzione femminile che si stanno affermando. Questo perché le donne sono più vicine alla natura, seguono i ritmi della natura e i processi proprio naturali. E quindi questa azienda che vi presentiamo si trova ad Acri ed è un'azienda fatta proprio da due sorelle. Nessuno credeva in noi, cioè il secondo anno è andato un pochino meglio, dice bravi, continuate così. Il terzo anno hanno visto che proprio siamo andati alla grande, quando hanno visto che abbiamo iniziato a fare i lavori, adesso tipo ci vedono tutti come dei VIP e quindi tutti che ci cercano, tutti che ci vogliono stare un po' vicini perché credono nella loro mente che noi siamo diventati ricche, quando in realtà non è proprio così. Io non mi sono mai pentita di questa scelta perché penso che ognuno nella vita ha la possibilità di scegliere. Io penso che nella vita non bisogna lamentarsi, si fanno delle scelte, se ti piace una cosa ti piace, altrimenti c'è sempre la possibilità di cambiare, no? Io spero che, insomma, di poter restare qui.